C'è un'Italia reale e un'Italia percepita. C'è chi pensa che sul territorio nazionale ci sia il 30% della popolazione immigrata, quando in realtà sono meno di 1 su 10. C'è chi pensa che un italiano su 2 sia disoccupato. Se ne parla qui a Pordenone Legge con un esperto, anzi un'autorità in materia, Nando Pagnoncelli. Siamo allora un popolo malato di sondaggite? Per certi versi sì, perché in qualche modo c'è un utilizzo talora improprio e elevato dei sondaggi. E molto spesso la politica insegue l'opinione pubblica, insegue i suoi bisogni, i suoi desideri, che sono talora molto distanti dalla realtà, perché magari sono le percezioni che prevalgono sulla realtà, le competenze sono limitate e una politica che rinuncia a progettare il futuro per inseguire, per ragioni di mero consenso, l'opinione pubblica, ecco, può determinare una sorta di cortocircuito della democrazia. Il problema è che il racconto del paese è negativo e questo alimenta un giudizio svalutativo nei confronti del paese. Basti pensare, giusto per fare solo qualche esempio, ad alcuni primati che abbiamo nel settore dell'economia, largamente ignorati. Abbiamo recentemente realizzato una ricerca proprio su questo, ma voglio sottolineare anche la straordinaria importanza che nel nostro paese ha il capitale sociale, fatto di un esercito di persone che dedicano proprio tempo ad altri, volontari, sono più di 6 milioni di persone, di un reticolo di mondi associativi, sono 340.000 le organizzazioni no profit che operano nel nostro paese e, perché no, anche delle donazioni. Un italiano su 2 effettua almeno una donazione nel corso dell'anno.